consorzi di bonifica non rispetterebbero la legge. Questa è la denuncia del Movimento 5 Stelle che ne chiede racconto anche alla Giunta. Giacomo Giannarelli. C'è bisogno di fare chiarezza su questo tema perché nel 2012 la Regione Toscana interviene per riorganizzare i consorzi di bonifica e ne fa 6 in tutta la Regione. Introduce anche un criterio preciso, dice entro 180 giorni dalla nuova Costituzione dovete fare questi piani di classifica in base ai quali potete chiedere questo tributo, altrimenti è illegittimo. Però c'è un problema, di questi 6, 2 non hanno ancora fatto il piano di classifica, il consorzio di bonifica Medio Valdarno e il consorzio di bonifica Toscana Costa. Allora noi chiediamo, è legittima questa cosa? E soprattutto il presidente Rossi avrebbe dovuto commissariare questi consorzi e non l'ha fatto, perché tutto questo non torna attualmente. Abbiamo bisogno di capire oltretutto perché nel territorio del Medio Valdarno, nella zona di Siena, il tributo è passato da circa 28 euro a circa 42 euro, raddoppiando clamorosamente. Per noi è inaccettabile. Forse però, ora, non lo so, ma potrebbe essere raddoppiato anche perché i consorzi di bonifica, ricordiamocelo, adesso hanno in carico anche molte funzioni che prima erano della provincia, tanto per dirne uno, insomma, la cura dei corsi d'acqua. Ma se avessimo un piano di classifica sapremmo la risposta, non c'è questo piano, non abbiamo la risposta. Chiarissimo. Beh, grazie.